grande caso della, di una funzione a due variabili. Allora, c'è un teorema di Taylor anche per le funzioni a più variabili. E il teorema di Taylor si dice cosa del genere. Quindi immaginate che questo sia il piano xy, il valore della funzione non la rappresenta, questo è solo l'insieme di dominio. Va bene? Immaginate avere un punto che vi interessa, che è il punto x0, y0, chiamiamolo il punto p0 per intenderci, così risparmio un po' di gesso più avanti, e volete sapere il valore della funzione qui, in un altro punto. Quindi questo è x0 più delta x, mi continuo a piazzare nel posto tra i piedi. Ok, quindi questo è il punto P0 e questo è un nuovo punto che si ottiene da P0 variando x e y, chiaramente. Quindi il valore della funzione nel nuovo punto, facciamolo così, nel nuovo punto, vediamolo esplicitamente, x0 più delta x e y0 più delta y è uguale a, indovinate, l'espressione di Taylor cosa sarà? C'è il termine costante, che la funzione non cambia, quindi è il valore originario poi c'è la stima lineare, cioè le derivate parziali prime, e quindi avete un termine che è questa, la derivata parziale di f rispetto a x, chiaramente nel punto P0, quindi uso questa notazione qua, così mi risparmio di dire parentesi x0, y0, delta x più la derivata parziale di f rispetto a y, valutato nel punto P0, per delta y. Quindi se volete metteteci una parentesi attorno per così concettualmente la vostra testa, lo tenete a mente, quello è la stima lineare, ok? È l'analogo di quello che abbiamo fatto nel caso unidimensionale, cioè unidimensionale, il caso di una funzione che dipende da una unica variabile. Se questa è la funzione e questo è il punto x0, la stima della funzione nel punto x0 più delta x lo si fa come? Una volta che uno conosce la derivata oltre che il valore della funzione, la stima è questa qua. Quindi questa è la stima, è uguale a il valore iniziale più la derivata di f rispetto a x calcolato nel punto x0, si intende, per delta x. Ok? Vedete, la stessa cosa. Se volete una stima migliore, Taylor vi dice: ragazzi, c'è un altro termine che potreste aggiungere, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, e se voi scrivete la serie infinita, ammesso che le derivate esistono, eccetera, 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 avreste il valore vero della funzione nel punto nuovo. Se invece avete troncate la serie, quindi Taylor originale, Taylor in questo caso quelle di scrivo, dovreste essere in grado di farlo tutti, a occhi chiusi ormai, zero più derivata di f due fattoriale, si intende, derivata seconda di f rispetto a x valutato nel punto x0 delta x quadro più a capo 1 su 3 fattoriale derivata cubo terza, non la derivata cubo, non si dice così, la derivata terza valutato nel punto x0 per delta x alla terza potenza, eccetera. Ok? Qua c'è qualcosa di possibile, quindi questo rappresenta quindi un'estrapolazione del valore della funzione basandovi sulle derivate parziali, cioè quanto pende la funzione nella direzione x
e quanto pende nella direzione y. Con queste due pendenze direzionali, perché costruite dei rapporti incrementali direzionali, rapporto, questo che sto per fare è un rapporto incrementale in quale direzione? Qual è la direzione in cui ho fatto il rapporto incrementale? Guardatela, la direzione x. Questo è un rapporto incrementale direzionale nella direzione x. Faccio un rapporto incrementale nella direzione y, lasciando stare la x e variando la y, e nei limiti che delta x e delta y vado a 0 faccio le derivate parziali. Quindi le derivate parziali sono in ultima analisi dei rapporti incrementali direzionali fatti in una direzione. Se avete la pendenza in una direzione e la pendenza in un'altra, con queste due pendenze potete fare una stima lineare di qual è il valore della funzione. Eccolo qua il primo termine. Il secondo termine che aspetto avrà? Questo è nel caso unidimensionale. Provate a indovinare che aspetto avrà prima che la scrivi io. Cosa sarà? Invece, ovviamente ci saranno le derivate seconde, ma di derivate seconde ce ne sono di tre tipi. C'è la derivata seconda x pura, dove derivate rispetto a x una prima volta e derivata una seconda volta rispetto a x. Poi c'è la derivata y pura, derivata una prima volta rispetto a y e una seconda volta sempre rispetto a y. E poi però c'è la derivata a ibrida. Ce ne sono due in realtà. A uno rispetto a x e poi rispetto a y, e poi c'è l'altra prima rispetto a x e poi rispetto a y, che guarda caso è lo stesso valore, ma sono entrambi. Quindi in realtà ho qua, che aspetto avrà? Ci sarà l'1 su 2 fattoriale? No, sì, certo. Qua, siccome questo è il termine della derivata seconda, delta x, l'infinitesimo delta x, cioè l'incremento delta x, appare al quadrato, quindi avrò derivata seconda di f rispetto a x puro, quindi questo sto derivando due volte rispetto a x, valutato nel punto P0, per delta x al quadrato. Questo è il primo pezzo. Poi mettiamo una parentesi qua. Il primo pezzo. Poi c'è derivata seconda di f rispetto a y due volte, valutato ovviamente nel punto P0, per delta y al quadrato, e chiudo la parentesi, e ho lasciato lo spazio qua, perché c'è un altro termine. E cosa sarà? Sarà due volte la derivata parziale seconda di questa qua, con delta x per delta y. Ovviamente questo valutato nel punto P0. Ovviamente questa linea verticale P0 abbruttisce un po' la notazione, e nei libri la gente tende a non metterlo, perché è sottinteso che la derivata la calcolate nel punto P0. Quindi io ce la metto così in questo momento un po' didattico, per mettere nella vostra testa che questo è il valore della funzione nel punto qua, ok? Quando sarà chiaro a tutti, smetterò di scriverlo anch'io. Se la guardate, sta forma è molto ragionevole, no? Vedete che le derivate seconde, c'è quella pura in x, pura in y, e c'è quella ibrida addirittura due volte, perché ho derivato prima rispetto a x e poi y, ma poi c'è anche l'altro, prima y e poi x, ce ne sono entrambi. Hanno lo stesso valore e per quello si mette il 2, giusto? Per il teorema di Schwarz senza t, d'accordo? Qua c'è l'incremento in x al quadrato, qua c'è l'incremento in y al quadrato e qua c'è i due incrementi. Deve essere molto chiaro questo termine qua, è chiaro a tutti? Cioè in realtà io potevo prima del teorema di Schwarz, uno scriveva la derivata seconda di f prima rispetto a y e poi rispetto a x,
e avrebbe fatto, che so, delta x, questo ovviamente non ha nessuna importanza, questo sarebbe stato un termine, poi avrebbe fatto questo. Poi il teorema di Schwarz vi dice, questo è uguale a quello, e quindi scrivete 1 col 2 davanti, d'accordo? Va bene? Secondo voi come sarà la derivata terza? Scusatemi, non la derivata terza, la terza riga. Il corrispondente di questo, dove appare la derivata terza, come sarà? Ovviamente 1 su 3 fattoriale, aprirete una parentesi, con dentro dei diversi pezzi. Vedete che appare delta x al cubo, quindi qua avrò... Vediamo se anch'io riesco a scriverlo senza sbagliare. Dunque, derivata terza, ovviamente questi sono i più facili. E qua giù ci sarà la derivata, non lo voglio scrivere adesso perché se sbaglio poi a gestire lo spazio da cancellare. Però potete immaginare che qua giù, quando chiuderò la parentesi, ci sarà la derivata terza rispetto a y puro per delta y al cubo. Ma qua, subito dopo, c'è la derivata terza di f. Scrivo questo perché cosa mi viene più facile. No, è proprio provo, senza guardare gli appunti, l'ho fatto ieri sera. Sarebbe così, derivata rispetto a x. Non è questa la notazione. Qua c'è un 3 davanti. Poi c'è un 3 derivata Guardate cosa sta succedendo. Delta x al cubo, delta x al quadrato, delta x. Qua uno potrebbe dire che c'è un delta y alla 0. Qua c'è delta y alla 1, qua c'è delta y al quadrato. E adesso scriverò il delta y al cubo e un delta x alla 0. Non vi ricorda qualcosa? Espansione dei prodotti notevoli? Eccetera, il teorema di Taylor per funzione due variabili. Ovviamente potete riconoscere qua sotto che c'è un teorema di Schwarz. Va bene, questo non lo faremo mai, ve lo dico per completezza, ve lo lascio fare l'altra cosa. Ma qual è la parte che useremo secondo voi? Qual è la parte che useremo e come? La stima lineare! E in questo corso si fanno stime lineari. E questo è il pezzo che io voglio che voi sappiate. E adesso comincio a scriverlo senza la riga verticale perché in effetti è proprio abbruttita la notazione così. Scrivo così. Per esempio, una funzione a tre variabili, ok? Perché noi viviamo in un mondo tridimensionale, quindi spesso avremo a che fare con delle grandezze che dipendono da tutte e tre le variabili. Un classico esempio potrebbe essere, lo so, il potenziale elettrostatico in un punto, dipende da dove si trova quel punto, dipenderà dalla coordinata x, y e z. Quindi noi useremo questa espressione. Sono fatto male alla mano. Per cortesia.
noi useremo questa. Familiarizzatevi subito, scrivetela 100 volte finché lo sapete fare. Ovviamente chiedendovi man mano che scrivete, questo ovviamente è una stima, questo è una stima qua, stima. Si dice stima lineare. Ok? Se voi raddoppiate l'incremento x, l'importanza di questo pezzo raddoppia. Perché questa è una costante, non metto più valutato nel punto, ormai dovete capirlo. Quello è valutato nel punto, quale punto? Nel punto x0, y0, z0. Se raddoppiate delta x, il contributo del termine delta x raddoppia. Se raddoppiate delta y, il contributo del termine delta y raddoppia. Ok? È la stima lineare del valore della funzione. E questa stima diventerà arbitrariamente buona nel prendere delta x, delta y, delta z sufficientemente piccoli. Potete renderla buona quanto volete a patto di scegliere delta x, delta y, delta z sufficientemente piccoli. D'accordo? Quindi tante volte, questo scriverò così, la variazione della funzione. Cosa intendo per la variazione della funzione? Intendo il valore della funzione nel punto x più delta x y0 più delta y z0 più delta z meno il valore del punto x0 y0 z0, cioè di quanto è variata la funzione passando da qua a qua. C'è qualcosa da ridere? Quanto varia la funzione nel passare da qua a qua? Questa qua vi dà la stima di quanto è variata la funzione. E la stima è che la variazione della funzione nel passare dal punto P0 a P è uguale a... Ok? Questa è una delle espressioni più potenti, più importanti della vostra carriera, ragazzi. Lo troverete anche nei corsi di misura. Quando si fanno delle misure e si commettono degli errori, gli errori non nel senso di uno sbaglio, ma nel senso che la misura ha un'incertezza, questa formula apparirà ripetutamente nella vostra carriera, molto in questo corso e poi in altri corsi, sia in corsi teorici che in corsi di laboratorio. Quando farete la teoria degli errori, in realtà la teoria delle incertezze e come si trattano gli errori di misura in un laboratorio, questa forma vi salterà fuori. Quindi mi raccomando, ricordatevi quando la guardate stasera e la scrivete 100 volte, perché dovete imparare a fare questo simbolo, fate mente locale cosa vuol dire questo simbolo, cosa vuol dire. Va bene, penso aver detto abbastanza. Lo useremo nel corso pesantemente, specialmente a metà del corso e nella seconda. Più o meno a metà del corso, quando comincio a parlare dell'energia e dell'energia potenziale, useremo pesantemente le derivate parziali. Ok? E l'argomento dell'energia e dell'energia potenziale sarà l'argomento cerniera su cui io poi passo a parlare di elettromagnetismo. Quindi spenderemo molto tempo su questo, ma non certo ridirò quello che ho detto qua, darò per dato questo. Qualcuno per caso ha giocato con Excel, ha fatto qualche giochetto? Nessuno? Sì? Ah, mi fa piacere, poi casomai me lo fa vedere, mi fa piacere. Vedete cos'è un pessimista? Pessimista è un ottimista con esperienza. Ecco, io sono un pessimista.
so che gli esseri umani fondamentalmente sono pigri, pochi hanno voglia di darsi da fare. Va bene, qualche cosa che sapete già, spero, l'antiderivata, gli integrali indefiniti, gli integrali definiti, sapete tutto, vero? Il Signore sa tutto? Eh? Gli integrali definiti? Posso farli? Sì. No, perché ero venuto l'altro giorno a mentare sul fatto che sapeva tutto, no? Tocca seguire il corso, lo faccio tutto. Allora immaginate di avere una tabella, poi metteremo delle funzioni qua. Su questa tabella scriveremo alcune funzioni che sono banali, ma alcune sono, non sono banali, le useremo ripetutamente. Di qua voglio scrivere la derivata. E di qua voglio scrivere, facciamo questo, per esempio, se è la funzione 1, la funzione costante, qual è la derivata? La funzione costante, per esempio, il valore 1, ha pendenza 0 ovunque, per cui la derivata 0. Perché cos'è una derivata? È un rapporto incrementale. È evidente che qualsiasi rapporto incrementale costruito in questa funzione mi dà 0. Quindi a maggior ragione nel limite per delta x che è 0. Per quello è 0, non perché lo sapete a memoria. Mi raccomando, dovete sempre essere pronti a spiegarlo a qualcun altro perché è 0. 0. Quale funzione, se la derivate, vi dà 1? In questa colonna qua voglio che scriviate una funzione, chiamiamola, non so, f di x, tale che la derivata di f grande, questo è un f grande, la derivata di f grande rispetto a x sia proprio la vostra f piccola. Cosa scrivete là? Sbagliato! Giusta, ce ne sono un'infinità di funzioni che derivandola vi daranno 1. X più una qualsiasi costante, scrivere solo x è sbagliato, avete un'infinità di funzioni. Quindi questo, se questo è x e questo è y uguale ovviamente a x, che va su per 45 gradi, la rapporto incrementale di questa funzione, scelti qualsiasi due punti di x, darà sempre 1, ok? Per quello la pendenza è sempre 1. Ma se io aggiungo, questo è il valore c, in questo caso positivo, cosa cambia? Il rapporto incrementale di presi due punti x, due valori x, sarà sempre 1. Convincetevi che è così, che quel c non influenza il rapporto incrementale. Perché non influenza il rapporto incrementale? Perché cos'è un rapporto incrementale? È la y in un punto x più delta x meno la y nel punto x diviso la delta x. E quindi se voi prendete questo punto qua x e questo punto x più delta x, questo è il valore della funzione nel punto x, questo è il valore nel punto x più delta x. Quindi questo qui sarà, se questa retta qua, come la possiamo scrivere? Scriviamo cx più c, questa è la funzione, y di x uguale x più c. D'accordo? Facciamo il rapporto incrementale, quindi avete x più delta x più c. Quello che ho scritto qua è questo, meno x più c, tutto diviso delta x. E vedete che qualsiasi valore di c che voi mettete qua
e anche qua, perché state decidendo di... questi qua si ridono, no? Quindi i due C non c'entrano un fico secco e tornate qui e a questo punto è x meno x fa 0 delta x diviso delta x fa 1, d'accordo? Ok? Dovete essere in grado di far questo, convincere qualcun altro. Se non sapete convincere qualcun altro vuol dire che avete solo imparato a memoria le cose. Può essere utile perché magari nella vita qualcuno vi chiede un risultato e voi lo sapete bene, ma non vi chiede convincimi, ma questo può succedere all'orale. X. Qual è la derivata di x? 1. Quale funzione, derivandola, vi dà x? Più c. Ovviamente, tanto per completezza, cosa sarà qua? 2x, cosa sarà qua? X cubo diviso 3 più c. Se io scrivo qua x alla n, cosa scrivo qua? Qua è n, l'abbiamo dimostrato l'altro giorno, no? Due giorni fa l'abbiamo dimostrato. E qua cos'è? Giusto? Attenzione però, c'è un problema che non è sempre vero, perché se n è uguale a meno 1 avete scritto una stupidaggine. Quindi questo è vero solo quando n è diverso da meno 1, giusto? Questa qua, se voi fate x alla meno 1 certamente potete usare questa forma, la forma vale sempre, ma quando questo x alla meno 1, quindi x alla meno 1 che è uguale a 1 su x, cosa va scritto qua? Quale logaritmo? Logaritmo naturale, no? Guardate che non ho scritto molto bene. Ok. Cosa è scritto qua? Giusto? Quindi questa formula, letta così, funziona sempre. Questa formula qua non funziona quando n è uguale a meno 1, che è un caso speciale ed è una dovete sapere che è il logaritmo naturale. Ovviamente poi ci sono, non so, il coseno. Qual è la funzione, la derivata del coseno? L'abbiamo fatto, no? Cioè dovreste saperlo. Qual è la funzione che derivandola vi dà il coseno? Il seno più c. Ok, quindi queste sono chiamate le antiderivate, credo. Qui non sono matematico, ho studiato anni di matematica, ma sono il mio mestiere e non la insegno nemmeno. E poi quando ho studiata non l'ho studiato in italiano, anche se ho fatto esami in italiano, però io studiavo comunque, quando facevo gli esami io studiavo comunque sui testi in inglese, quindi magari le parole, non forse ho il dubbio a distanza di anni che forse non sono le parole appropriate. Questo si chiama l'antiderivata, l'avete sentito questa espressione? La prima volta che la sentite? Ok. Un altro modo di chiamarlo è l'integrale indefinito, questo l'avete sentito? L'integrale definito. Allora, l'integrale indefinito è questo. L'integrale definito è un altro tipo di problema. Poi i due concetti sono strettamente legati da un fondamentale teorema dell'analisi che lega appunto l'integrale definito con l'antiderivata, con questa integrale indefinita.
Allora, sono cose che sapete, lo so, però lasciatemi dirle, mettere un tocco personale. Questo è un sto per fare il grafico di una funzione. C'è l'asse orizzontale, che è la variabile indipendente, l'asse verticale è il valore della funzione, è una funzione a una variabile. Immaginate che sia, che so, la solita che mi viene da disegnare. E il problema è questa: scegliamo un valore, credo che la notazione che voi comunemente usate è che questo valore qua la chiamate x uguale ad a, e questo è, che so, x uguale a b. Come vedete, x uguale ad a e x uguale a b individuano un tratto dell'asse reale, e si può, pensando a queste linee verticali che sono state le prime che ho disegnato, delimitano una zona della lavagna, ok? E uno si chiede qual è l'area di questa regione qua sotto. Allora, uno cosa fa? Comincia con delle stime, che di nuovo è una parola ricorrente del corso. E cosa fa? Cosa che sapete benissimo. Prendete il segmento AB e lo dividete in piccoli tratti delle delta X. Per esempio, noi facciamo questa qua. 1, 2 e 4 pezzi. Questi 4 punti, questi 3 punti intermedi assieme ai due estremi individuano 1, 2, 3, 4 segmenti. Allora cosa faccio? Tiro su le linee, così vado a individuare i punti sulla funzione. Se ho tirato decentemente, però. Quindi individuo i punti sulla funzione. Poi faccio una cosa del genere, dico: voglio stimare l'area sotto quella funzione delimitata dai due tratti verticali A e B, a x uguale a e x uguale b, con dei rettangoli, perché l'area di un rettangolo lo sa far calcolare anche un deficiente. Perché questo è un rettangolo e quella è l'area di un rettangolo, base per altezza, ok? Quindi l'idea di una stima è di sostituire il problema vero con un problema semplificato dove uno sa fare le cose, perché è facile calcolare l'area di un rettangolo. Allora, per esempio, io potrei guardare il primo intervallo, chiamiamolo qua, questo intervallo qua, questo è la prima, la seconda, la terza, la quarta, che questa è la iesi, e dico ok, per esempio prendo questo valore qua perché sono di sinistra. Allora, a me piace il valore di sinistra, allora prendo questo valore di estrema sinistra di questa prima casellina qua e penso a un rettangolo fatto così. Poi, perché io sono sistematicamente, guardo sempre le cose persona di sinistra, dire qualcosa, dico qualcosa di sinistra, ecco qua, prendo sto punto di sinistra, quindi questo è il primo intervallo e prendo il valore a sinistra di, vedete questo punto qua, non prendo questo, prendo questo, nel secondo intervallo prendo questo valore, non questo, e costruisco un rettangolo, nel terzo segmento prendo questo valore e costruisco un rettangolo, in questo prendo questo valore e costruisco un rettangolo. Ho fatto sistematicamente, ho 4 adesso rettangoli ben definiti, sono ben definiti, hanno una larghezza, la larghezza l'ho deciso io in primo luogo, e hanno un'altezza, e l'altezza io ho deciso di prendere sempre il valore qua, per il primo segmento, per il primo rettangolo ho preso questa altezza, per il secondo intervallo ho preso questo punto, sistematicamente sempre il punto, d'accordo? Come potete vedere, nei primi 3 dove la funzione sta salendo, prendere questo punto qua, se io mi chiedo qual è l'area sotto la funzione, allora la stima, io faccio ovviamente la somma del primo, del secondo, del terzo, del quarto, quindi ho la somma di 4 aree. Questa notazione in teoria dovreste conoscerla, no? C'è qualcuno che ha mai vista questa notazione? Alzi adesso la mano o mai più?
Nessuno alza la mano, lo sapete tutti. Allora, l'area iesima, io che è per esempio la prima, io prenderò la larghezza delta x, questa qua, delta x1, è stato io a decidere come suddividere l'intervallo AB, quindi il primo segmento è largo delta x1, e prendo l'altezza, questa qua, ok, l'area del primo intervallo e quindi il valore della funzione nel primo intervallo, nel punto a destra, moltiplicato per delta x1. Con questo f1 io intendo il valore della funzione nel punto, non voglio neanche scriverlo, è più facile dirlo a parole. Ci siamo capiti? Ok? D'accordo? Ma adesso guardate l'intervallo 1. Per il fatto che la funzione cresce, io prendendo come l'area della funzione qua sotto, l'area della funzione è questa, e prendendo questa sto sottostimando, perché tutta questa area che è qua non viene conteggiata se io faccio semplicemente questa area qua, è evidente, no? Analogamente, se io uso la stessa procedura, cioè per il secondo intervallo uso questo punto per costruirmi un rettangolo alto siffato, in questo modo sto sottostimando. Sottostimo anche qui. Qui invece cosa succede? Qui sto sovrastimando, perché il punto preso qui mi dà un intervallo, mi dà un rettangolo che ha dell'area di troppo, perché quella roba di là è di troppo. Va bene? Io so che sto commettendo un errore. Molto semplice. Un'altra persona potrebbe dire: ma professore, questa scelta di scegliere il punto a sinistra, se questo è il primo intervallo, e questo è il primo intervallo, scegliere questo, forse ci sono scelte migliori. Uno potrebbe prendere sul primo intervallo qui, potrebbe prendere questo valore a costruire un rettangolo così. Questo dava un rettangolo così, quindi vedete che questa scelta mi dà un rettangolo che sottostimava, questa scelta mi dà un rettangolo che sovrastimava. Ok? Uno potrebbe dire: ma professore, invece di prendere i valori agli estremi, mettiamo uno in centro, prendiamo il valore al centro dell'intervallo delta x. Allora uno andrebbe a prendere, che so, questo valore qui, che dice: ok, prendo rettangoli in questo modo, e questo sembra una scelta già molto più carina, perché vedete che di qua sto sovrastimando, questa area è di troppo, però di qua questa area è, non viene conteggiata, e quello che è di troppo e quello che non ne veniva conteggiata in qualche modo si equilibrano, e quindi questa è una stima già molto più bilanciata, no? Quello che è di troppo poi viene compensata, giusto? Quindi vedete, possiamo metterci giù a dibattere su quale sia il modo migliore di associare l'altezza del rettangolo all'iesimo segmento, all'iesimo intervallo. Possiamo associare all'iesimo intervallo varie scelte, varie altezze, vari rettangoli di diversa altezza. Ognuno perché ha le sue preferenze politiche, o perché riconosce che fare una scelta potrebbe essere sistematicamente un sovrastimare o un sottostimare, e trova delle soluzioni più bilanciate. Possiamo metterci a discutere, ok? Ma c'è un modo migliore per procedere invece di discutere così, che è quello di fare cosa? Intervalli più piccoli. Perché se questo avrei bisogno che fosse la stessa figura, invece di fare quattro grandi intervalli, perché non ne facciamo più piccoli? Perché facendo un numero sempre più piccoli di intervalli, cosa succede? Che è chiaro che ogni singolo intervallo ho il problema di decidere qual è l'altezza del rettangolo, il punto a destra, il punto a sinistra, il punto in mezzo, o il punto a centro-sinistra o a centro-destra, dove metto, qual è la scelta? Tutti, ma capite che più numerosi sono gli intervalli, attenzione, più piccolo è un dato intervallo, più piccole sono le differenze
tra le nostre stime dell'area sotto quel, in quel segmento. Se questo è il nostro segmento e la funzione va su così, una stima mi dà una sottostima, questa mi dà una sovrastima, questa è una stima forse già più bilanciata, questa o questa. È chiaro che ognuno di noi, che abbiamo tutti deciso di considerare l'iesimo, mancano 10 minuti, questo è l'iesimo intervallo. La larghezza dell'intervallo l'abbiamo concordato. Abbiamo concordato la larghezza. Stiamo discutendo sull'altezza. Stiamo discutendo nell'altezza, cioè l'area sotto la funzione, che è la somma di un certo numero di intervalli. Abbiamo il problema, abbiamo concordato il numero, abbiamo concordato la larghezza, ma scegliendo la larghezza e il numero di intervalli, stiamo discutendo non sulla larghezza degli intervalli, ma stiamo discutendo sul valore da assegnare all'altezza del rettangolo. D'accordo? Ognuno di noi, con le sue preferenze su come assegnare l'altezza del rettangolo, darà un valore diverso, quindi avremo stime che non sono d'accordo uno con l'altro. La sua stima sarà diversa dalla sua, la sua sarà diversa dalla sua, la sua sarà diversa dalla mia. Avremo tutti valori numerici diversi. Ma se io faccio la seguente cosa, aumento il numero, se tutti siamo d'accordo nell'aumentare il numero di intervalli e di far sì che non ci sia nessun intervallo che rimanga grande, quindi che tutti gli intervalli tendono a diventare sempre più piccoli, le nostre differenze tendono a diminuire. La stima sua e la stima sua saranno diverse, ma il loro valore numerico si avvicinerà sempre di più. L'accordo si converge verso un stime che sono diverse, ma che si avvicinano sempre di più. È evidente che se io ho il mio intervallo con solo due intervalli, addirittura con uno solo, questa è la funzione, oh, eccolo qua, trac! Io voglio fare una stima, eccolo qua, trac! E un altro dice, ma che coglione, guarda quanta curva stai buttando via, io suggerisco questa. Ma no, c'è troppa roba! E un altro dice, ma questa qua. È evidente che le diverse stime danno valori molto diversi. Ma più l'intervallo si stringe, più queste differenze diventano percentualmente più vicine. La loro differenza tende a sparire. Però deve essere chiaro a voi, so che forse sono stato un po' troppo prolisso, però cercherò di accelerare nella prossima ora, perché ho finito di dire più o meno cos'è un integrale finito. Deve essere importante questa cosa qua. Penso che abbiate capito tutti che io ho la mia funzione, voglio sapere da A a B. Ok, il trucco è per fare una buona stima e di fare tanti intervalli. Ok, allora si mette con molta pazienza. Molta pazienza, si tira su. Ovviamente adesso corro proprio, perché facevo solo un po' di teatro. Tanto. Mi sono proprio coglione. Ecco, basta. Io mi sono stufato. Ecco, tanti intervalli, sono 100 intervalli, addirittura 101. Ma cosa fa? Lascia questo grosso. E allora decide di usare una qualsiasi delle scelte di come assegnare le altezze ai rettangoli. La sua scelta è quella a destra, e arriva qua a destra. E tac, questa è la sua stima dell'ultimo intervallo. È evidente che tutta la fatica di fare tanti segmenti qua l'ha buttato nel cesso, perché ha tenuto un rettangolo, la base di un rettangolo grosso, e quindi la sua stima dell'ultimo è talmente cattiva che rovina il valore di tutto il lavoro che ha fatto. Quindi è fondamentale
quando si fanno delle stime di aree, che nessuna dei segmenti delta x sia grande, devono essere tutti piccoli. Non basta fare 100 segmenti, devono essere tutti e 100 piccoli, perché se ne fate 99 piccoli e uno grande, vi avete buttato nel cesso il lavoro. Ok? Allora, si dimostra, se la funzione f non ha patologie particolari, lascio ai colleghi matematici enunciare quali sono le patologie, la funzione deve essere ben definita, continua, eccetera, e non deve avere comportamenti particolari, lascio loro dirlo, che qualunque scelta voi facciate qua su come assegnare l'altezza dei rettangoli, se voi fate in un limite per il numero di intervalli che diventa sempre più grande e la larghezza degli intervalli sempre più piccoli, non ce n'è uno che rimane grande, ma tutti diventano piccoli, tutte le vostre diverse stime convergeranno verso un valore comune. Finché non fate, se voi avete n uguale a 1000 e delta x uguale a qualche valore piccolo, le varie scelte di fi daranno valori di stime diverse, però le stime saranno numericamente molto vicine l'un l'altro. E se voi invece di fare 1000 intervalli fate 2000 intervalli, chiaramente devono essere ancora più piccoli di quelli di prima, le diversità, le diverse stime saranno ancora più vicine. E se la funzione f non ha patologie matematiche particolari, si dimostra che tutte queste stime convergono verso un unico numero. E questo unico numero si chiama l'area sotto la funzione fx da a a b, da x uguale a x uguale a b, e si scrive nel seguente modo. E guardate da cosa nasce questa scrittura. Prima di scriverlo, anzi, ve lo scrivo, però voglio che mentre lo scrivo apprezziate che la persona che ha inventato questa notazione l'ha fatto apposta per aiutare se stesso e i suoi studenti a capire che cazzo sta facendo. È una notazione che aiuta chi la guarda a capire cosa sta facendo. Tenete a mente cos'è. Abbiamo fatto un'area come la somma delle aree di tanti rettangoli. E l'area di un rettangolo cos'è? Base per altezza. Base per altezza. Si scrive così. È un simbolo stilizzato del simbolo di somma. Poi ho le basi, che scrivo così, e ho le altezze, che scrivo così. Poi devo ricordarmi che sto andando da A a B e si mettono dei numeri qui, questo si chiama l'estremo inferiore e questo è l'estremo superiore dell'integrazione. È un simbolo questo. E io sono strastufo di avere studenti che vengono a un orale e non sanno scrivere il simbolo di integrale. E non mi riferisco alla S stilizzata. Non scrivono questo. C'è gente che viene e dove scrive? C'è gente che viene a scrivere così. Orrore! Cosa vengono a fare a ingegneria? Qual è la cosa più schifosa? Non è certo il fatto che manca l'argomento, questo si chiama l'integrando, no? Ma manca la x? Cioè non hanno capito che un integrale è la somma delle aree di rettangoli che hanno una base e hanno l'altezza. Non hanno capito! Non hanno capito! E io quando studio così sono sempre combattuto. Perché io vorrei aiutarlo, ma non sono pagato abbastanza. Non sono un assistente sociale. Perché il mio aiuto non consisterebbe tanto a spiegargli cosa è un integrale, ma a dire, senti, trova un'altra facoltà, trova un altro lavoro,
cosa sei qua a fare a sprecare il tempo tuo e i soldi dei tuoi genitori? Stai perdendo gli anni migliori della, vostra, della tua vita a inseguire una laurea che prenderai forse con un voto basso, impiegando anni, avrai un foglio di carta con cui puoi pulirti il culo. Non ha senso. Se voi venite alla morale di fisica con un atteggiamento che non ha... Non sto scherzando, ragazzi. Questo è il guaio. Ovviamente l'ora è finita perché sono le 10, suonato adesso. Ma non sto scherzando. Voi dovete capire che la notazione non è una cosa che dovete che palle imparare a memoria, dovete apprezzare la notazione perché vi sta dando dei, vi sta ricordando quello che state facendo. La notazione vi sta dicendo cosa c'è dietro. Questo è un rimando a una somma delle aree dei rettangoli, dove la base è la larghezza della, dei segmenti sull'asse X che avete deciso di fare, e questa è l'altezza della funzione. Eppure c'è gente ogni anno che non sa scrivere e semplificare. Ovviamente mi nervosisco quando parlando dell'integrale definito non metto gli estremi. Vabbè, ci sono gli estremi, ah sì professore, è vero, ma quando manca questo io sono inorridito, senza parole. Facciamo 10 minuti di pausa e scusate se l'ho preso un po' alla larga, però